Allora, buongiorno allora, ancora e benvenuti in questa edizione 2024 del corso che si chiama Tecniche di Programmazione. Lunedì alle 8.30, tanto per darci la carica, così abbiamo questo appuntamento settimanale. Il corso sarà tenuto da 4 docenti, un corso abbastanza, diciamo così, carico in termini di numero di ore complessive. E quindi diciamo, ce le dividiamo tra 4 persone, diciamo che io mi occuperò più della parte iniziale, poi per una serie di motivi organizzativi nostri interni, diciamo così, da Pasqua in avanti, diciamo così, si occuperanno di più Giuseppe e Carlo. Francesca è una new entry dedicata qua e seguirà di più la parte di laboratorio anche insieme a Giuseppe e Carlo, ma questo lo vediamo poi nel dettaglio man mano che andiamo avanti. Quindi questo è un corso, come dicevo, di 10 crediti, quindi ha una certa sua corposità. Il numero di ore è un po' elevato, è dovuto al fatto che noi abbiamo laboratori di 3 ore sdoppiati in 2 squadre, quindi questo, diciamo così, cuba per noi come numero di ore, ma chiaramente per voi non cambia nulla, sono i soliti 10 crediti, quindi 5 slot settimanali, di cui, come avrete visto, sono 3 slot di aula, diciamo così, e 2 di laboratorio, quindi non sono 10 crediti di persone che parlano e vi riempiono la testa di parole o di concetti, no? Quindi è un corso in cui quasi per la metà del tempo dovete lavorare voi, e quindi cerchiamo di darlo, diciamo, di impostarlo in modo che abbia anche un risvolto pratico, operativo. Quindi parliamo un attimo di dove ci troveremo tra 100 ore. Quindi alla fine del corso, qual è l'obiettivo che ci diamo? Ecco, l'obiettivo che ci diamo, questo è un corso che in varie forme, no? Ha subito qualche cambiamento, ma è iniziato circa 12 anni fa, qualcosa di questo genere. All'epoca, quando mi hanno detto vai a fare un corso di algoritmi per i gestionali, ho detto se io vado a fare un corso di algoritmi per i gestionali mi picchiano, no? Perché al terzo anno non è che vogliono mettersi lì, non tutti perlomeno. E allora abbiamo cercato, diciamo così, di inventarci un corso che avesse sì, diciamo, degli approfondimenti di informatica, cercasse di raccogliere quelle che sono le nozioni che avete diciamo così, acquisito durante gli altri corsi di informatica che avete fatto, che erano più tecnologici, più verticalizzati, cioè nel corso di basi dati avete fatto le basi dati, nel corso di programmazione oggetti avete fatto programmazione oggetti. Però erano molti corsi finalizzati ad imparare a apprendere una tecnologia. Noi qua cerchiamo di metterci sopra, gli americani lo chiamerebbero capstone come corso, ci mettiamo sopra gli altri e sfruttiamo, cerchiamo di mettere a frutto tutte, tra virgolette, le conoscenze dei corsi precedenti per provare a costruire qualche cosa che risolva dei problemi. No? Quindi affrontare, nel nostro piccolo chiaramente, dei problemi realistici in certo senso, che somigliano ai problemi realistici, usando, diciamo, le competenze che abbiamo. Chiaro che quando parliamo di risolvere i problemi ci servono anche delle tecniche, che ovviamente impareremo anche le tecniche di rappresentazione e di ottimizzazione per trovare la soluzione di questi problemi. Però questa è una metà, quindi alcune, diciamo, tecniche di programmazione, come dice il nome e il titolo del corso, le apprenderemo, ma soprattutto cercheremo di applicarle. Cercheremo di applicarle, io quindi questo primo slogan, problem solving, il secondo slogan è real world software, quindi cercheremo di lavorare con degli strumenti che in qualche modo somiglino parecchio a quelli che potreste eventualmente trovare in un ambito lavorativo, quindi sia come strumenti di sviluppo, che come linguaggi, che come librerie, eccetera, eccetera. No? Quindi cercheremo, poi lo vedremo, diciamo così, durante il corso, di mettervi non costruire delle condizioni artificiali finalizzate all'esame o finalizzate al corso. È chiaro che il corso universitario non è, diciamo così, un progetto lavorativo e quindi per forza dobbiamo darci dei limiti, no? di complessità, dei limiti di tempo, eccetera, eccetera, ma non aggiungiamo dei limiti ulteriori, no? per creare delle difficoltà artificiose, delle condizioni artificiose che invece nel mondo del lavoro non troverete. Per dirne una, è normale per chi programma, per chi sviluppa, avere continuamente bisogno, no? di andare a reperire informazioni, cercare documentazione,
cercare su internet, eccetera, eccetera. Siamo abituati così, ma è necessario, nessuno di noi con la complessità, la vastità, diciamo così, dell'informatica di oggi può avere tutto in mente, ma né avrebbe senso che qualcuno di noi si mettesse a memorizzare, no? Tutto lo scibile, che so, delle librerie o degli algoritmi che sta studiando. Ecco, noi all'esame vi lasciamo usare tranquillamente internet, per dirne una, che non vuol dire che le lasciamo copiare, è una cosa diversa, no? Ma vi lasciamo, cerchiamo di costruire, come dicevo, le condizioni in cui ci metteremmo. No? Se dovessimo veramente fare questo lavoro. No? Useremo degli strumenti di collaborazione, mercoledì parleremo di Git, GitHub, che sono, impareremo a usarlo per gestire progetti con più persone che ci lavorano insieme, ci mettono le mani insieme, no? Senza cose orrende come ti mando via mail il file del programma o cose di questo genere. No? Cioè, cerchiamo di capire un pochino come, no, si applica nel mondo del lavoro, no? Quando funziona bene, quali strumenti ci aiutano, no? Possono aiutarci a gestire e lavorare progetti di tipo informatico. E poi l'ultimo slogan, vabbè, quello che qui ho esagerato un po', real world problems, chiaramente non risolviamo né la fame né la guerra, ma è per dire che non risolveremo degli esercizi o dei problemi su, che ne so, magari una tabellina di 10 dati che ci inventiamo a mano, no? Come potevano essere gli esercizietti del primo anno, del corso del primo anno, o gli esercizietti di programmazione oggetti che servivano a imparare una tecnica. Qui quando realizzeremo degli algoritmi, tipicamente andiamo a cercarsi dei database che ci sono in giro su internet che abbiano una certa dimensione, no? Cioè, perché un conto è risolvere un problema di ricerca, di ottimizzazione su 10 dati, vabbè, capaci tutti, cosa serve fare un corso. Un conto è quando questi dati sono magari 10.000 o 100.000. Allora lì il concetto di efficienza, no, dell'algoritmo comincia a sentirsi anche pesantemente. No? E quindi ci andremo a mettere in quel contesto lì. Cioè il dato non ce lo inventiamo noi, diciamo così, semplificato a piacere, purché ci permette di risolvere il problema, ma andremo a fare i conti con i dati reali e vedremo che poi in alcuni casi i dati reali sono anche un po' cattivi, nel senso che ci sono dei buchi, ci sono dei valori sbagliati, ci sono delle cose da gestire, no? Che purtroppo ci sono nel mondo reale e impariamo un pochino a toccarli. Così come impareremo anche magari a fare un po', no, magari impareremo a fare un po' di interfacce grafiche per i nostri programmi, no? Nel senso che i programmi che facevate al primo anno, per chi si ricorda, i programmini che facevate a programmazione oggetti, non sono qualcosa di cui potete andare in giro dei vostri amici e dire guarda che cosa carina che ci hanno insegnato a fare, no? Cioè, sono brutti, no? Nel senso che c'è quella bella console di testo per scrivere cose, eccetera. Quindi anche un pochino di sforzo non richiede tante ore, quindi dedicheremo un po' di tempo anche a studiare una delle 12.000 librerie grafiche possibili che ci sono, così ci diamo anche un minimo di senso a quello che facciamo. Poi ovviamente tutte le cose che facciamo nel corso stanno dietro a certe scelte che abbiamo fatto, usiamo questa libreria piuttosto che un'altra, ma i concetti che stanno alla base, una volta, diciamo così, imparato a lavorare in un certo ambito, si possono tranquillamente poi replicare alle tecnologie, agli strumenti che troverete poi davanti a voi nel futuro, no? E quindi questo è un pochino il mood che cercherei di gestire, di tenere durante il corso. Poi qui c'è lo spacchettamento di questi principi in una serie di argomenti che normalmente trovo abbastanza inutile leggere perché sono un elenco di parole che adesso non conoscete ancora, no? Però mi hanno detto che per dovere il docente a prima lezione deve fare l'elenco degli argomenti, io ve lo faccio qua, poi se volete lo rileggiamo alla fine del corso così capiamo cosa c'è scritto. Ma, al di là dell'elenco degli argomenti, no, lo spirito e gli obiettivi sono quelli di prima. Ecco, questi argomenti sono chiaramente spacchettati su una sequenza di 14 settimane che è il nostro semestre. Adesso di nuovo non vado a elencarvi gli argomenti se non per due aspetti importanti. Beh, uno, ci teniamo che la parte finale del corso sia di preparazione all'esame, ok? Quindi non è il corso in cui l'ultima lezione spieghiamo le cose nuove. In realtà la preparazione all'esame la facciamo già, direi, da subito, nel senso che già dalle settimane 7-8 giù di lì il tipo di esercizi che faremo in laboratorio sarà già molto simile agli esercizi che troverete all'esame. Se noi partiamo con il laboratorio a fare esercizi
semplici, nel senso che magari con le conoscenze che abbiamo, poi via via aggiungiamo conoscenze, si complessifica l'esercizio, ma alla fine vedrete che l'esercizio che vi chiediamo all'esame alla fine è una variante di quello che troverete nelle ultime settimane di laboratorio. Quindi non è una cosa in cui uno va lì e scopre chissà che cosa mi fanno fare di completamente diverso rispetto al corso, no? Quindi questo è il primo punto. E questo punto vi fa capire che la parte più importante del corso è seguire e fare i laboratori. Ok? Lo dirò circa mille volte, no? Se dovete tagliare qualcosa, non tagliate i laboratori. Ok? Perché ve lo ritrovate, vi trovate già l'esame pronto praticamente alla fine del corso. Ok? Adesso non fatemi fare la paternale, parlare da, però diciamo così, praticamente io quello che osservo all'esame, chi ha difficoltà è chi si vede che non si è esercitato, non ha acquisito, diciamo così, la fluency anche di programmazione durante il corso. Quindi questo è un punto. L'altro punto è la novità di quest'anno. Fino all'anno scorso questo corso utilizzava il linguaggio Java in continuità, diciamo, con quello che avete visto il semestre scorso nel corso di programmazione oggetti. So che poi non tutti normalmente riescono a frequentarlo, ma la maggior parte sì. Da quest'anno abbiamo, cioè non è che abbiamo deciso quest'anno, in realtà l'abbiamo deciso 3 anni fa, perché come sempre nella didattica le cose richiedono un certo transitorio per poter essere poi portate in aula, di cambiare linguaggio e passare al linguaggio Python, che dovreste aver visto quasi tutti al primo anno. Dico quasi tutti perché magari tra di voi c'è qualcuno che si è trasferito da altre università o qualcuno che, diciamo, può essere indietro di più di un anno, e allora magari il primo anno aveva ancora fatto il C. Allora per costoro, diciamo così, dico di non preoccuparsi più di tanto. Se hanno fatto il corso in Java sarà abbastanza facile. Python è un linguaggio tendenzialmente più semplice, ha le sue specificità, no? Perché Python? Perché la scelta di Python? Uno, per dare seguito a quello che avete fatto il primo anno, ed è un linguaggio alla pari di Java, che sta andando, diciamo così, numericamente per la maggiore, e soprattutto è molto flessibile, no? Per poter sviluppare applicazioni di analisi dati che sono alla fine quello che i gestionali dovranno andare a fare nella maggior parte dei casi, no? Quindi come ingegnere gestionale difficilmente andrete a fare, no, lo sviluppo di un software complicato o che dovrà essere venduto come tale, come prodotto, no, a qualcuno. Ma magari vi serve avere la buona padronanza di strumenti che vi servono ad analizzare situazioni, analizzare dati, fare simulazioni, valutare scenari, eccetera, eccetera. E intorno a Python c'è tutto un ecosistema di librerie molto molto, diciamo così, più facili da acquisire, da utilizzare rispetto alle analoghe che ci sono pure nel mondo, nell'ecosistema Java, ma è più semplice, più snello, e quindi abbiamo fatto questa scelta con l'idea di darvi, diciamo così, una base, un gradino più avanti, no, che vi possa servire per il seguito. Questo gradino in realtà è un gradino che svilupperemo nei prossimi 2 o 3 anni, no? Quindi durante questo è il primo anno in cui si fa Python con essenzialmente gli stessi argomenti che facevamo in Java, cambiando sotto ovviamente il linguaggio e le librerie. Questo è un primo gradino di transizione che ci serve anche per poter gestire il fatto che per un anno dovremo ancora mantenere gli esami, diciamo così, per chi aveva seguito il corso in Java, poter dare il doppio testo d'esame, quindi anche gli argomenti d'esame un pochino sono abbastanza simili, pur cambiando ovviamente la tecnologia sottostante. Poi nei 2 o 3 anni prossimi, diciamo così, alcuni argomenti di quelli che sono elencati qua cederanno il passo ad altri che sono più vicini a quel discorso dell'analisi dei dati che vi facevo, no? Proprio per seguire quello che è, diciamo, l'esigenza del momento in termini della preparazione attesa dell'ingegnere gestionale. Ok, quindi in qualche modo questo è l'obiettivo generale. Poi abbiamo calato questo obiettivo generale poi alla fine in un approccio didattico in cui proviamo insieme, a la prima frase che c'è scritta all'ingressetto, affrontare i problemi attraverso approcci algoritmici. Okay? Quindi nella vostra, in molte altre materie, no, che studiate come gestionali,
affrontate, risolvete i problemi, ma spesso poi il metodo di risoluzione che imparate è un metodo analitico, è un metodo per cui tu sai che in quel problema c'è la possibilità di fare A oppure B oppure C oppure D, e se fai A ci sono i vantaggi e gli svantaggi, e poi in realtà puoi fare A1, A2, A3, eccetera, eccetera. No? Quindi molte materie vi presentano una serie di metodi e delle linee guida su quali casi, in quali casi si applica un qualche metodo e così via, oppure un altro. No? Questo è poi un approccio all'affrontare problemi cercando di applicare dei pattern, dei metodi già noti. Ecco, qui cercheremo di fare la stessa cosa, ma attraverso un approccio algoritmico. Quindi c'è un problema, mi invento un algoritmo che lo risolva, che mi dia la soluzione, o che mi aiuti a trovare la soluzione, perché non è detto che l'algoritmo mi dia la soluzione, ma magari è uno strumento che mi aiuta a esplorare le possibili soluzioni. No? Quindi il mio sogno è che voi, a distanza di anni, tra qualche anno, quando sul lavoro avrete ad affrontare qualche tematica, anziché, oltre a dire andiamo a vedere cosa c'è scritto sui libri, quali sono i metodi consolidati, abbiate in mente, ma proviamo a scrivere 4 righe di codice e vediamo cosa esce fuori, ok? Scrivere o far scrivere, dipende quanto sarete capi. Per far questo, appunto, sfruttiamo ovviamente quello che conoscete di base di dati, quello che conoscete di programmazione oggetti, ci aggiungiamo un pochino di interfaccia grafica per fare qualcosa di guardabile e mettiamo insieme appunto quello che avete imparato a base di dati, quello che avete imparato a programmazione oggetti. Quindi io spero che non l'abbiate dimenticato troppo, perché ci servirà diciamo, già dal giorno 1. E ovviamente parlando di dati reali, ecco, il tema dell'efficienza, no? Non semplicemente avere un algoritmo che in teoria arriva alla soluzione, ma che ci arriva prima di 10.000 anni, e non è un numero tirato a caso, anzi è facile arrivare a tempi di esecuzione di questo genere se uno non fa attenzione, con i problemi ricorsivi, quindi cercare di trovare soluzioni che siano anche, diciamo, efficienti dal punto di vista algoritmico. Ok, questo è un po' il punto d'arrivo, spero di avervi venduto il corso. Come ci organizziamo? Allora, l'orario è questo, sapete, lunedì e mercoledì abbiamo, qui ho scritto lezione barra esercitazione, perché le due cose sono assolutamente mescolate in continuità, nel senso che io non riesco a concepire una lezione e poi 3 giorni dopo facciamo l'esercizio su quello che ti ho appena spiegato e nel frattempo hai dimenticato o non sei riuscito a capire. Capire i concetti si fa attraverso gli esempi, attraverso appunto le esercitazioni fatte insieme, cerchiamo di applicare subito le cose man mano che vengono introdotte, no? Per riuscire a fissarle meglio e metterle in pratica, no? E riuscire, diciamo così, a farne frutto. Questo, per questo motivo, no? Vedo che molti di voi hanno già colto il suggerimento di dire veniamo in aula, seguiamo col computer, così eventualmente mentre io faccio magari un esempio, un esercizio, voi provate a farlo per conto vostro, tipicamente siete più veloci di me perché io nel frattempo devo anche spiegarlo, e quindi ci si confronta, no? Con quello che viene fatto. Quindi lezione e esercitazione, queste 3 slot orari, lunedì mattina e mercoledì all'ora del pranzo, e poi ci sono le 2 squadre di laboratorio che sono il martedì dalle 13 alle 16 e il mercoledì, l'orario che piace a tutti, dalle 16 alle 19. Sono 2 squadre, saremo nel laboratorio LEP, che dovreste già conoscere, quello, diciamo così, nel dipartimento di gestionale. La capienza del laboratorio è quella che è e quindi dovremo, no, essere un minimo attenti, almeno all'inizio delle prime settimane, alla divisione, cioè non potete venire tutti nell'orario che vi fa più comodo, ecco, fatemelo dire in modo più esplicito. Quindi è chiaro che il martedì per la maggior parte di voi sarebbe più comodo del mercoledì. E allora, per distribuire equamente la scomodità, quello che ormai da anni facciamo, che ha, diciamo, non dico azzerato, ma mitigato molto i mugugni, è ogni settimana alterniamo le squadre. Okay? Quindi la prima settimana, la prima metà dell'alfabeto, adesso scusate non ho ancora guardato esattamente, ma lo guardo in intervallo fino a che punto, no? Dove tagliare a metà l'elenco. La squadra 1, diciamo, verrà al martedì, la squadra 2 al mercoledì,
la settimana successiva si scambiano le squadre, così mal comune, male doppio. In laboratorio ci sono i computer del laboratorio, ma potete anche usare il vostro portatile. Fate solo attenzione che l'esame ovviamente dovrà essere sul computer del laboratorio. Quindi organizzatevi come volete, ma nelle ultime settimane ricordatevi di fare esercizi, così vi impratichite anche dove sono installate le cose. Banalità, ecco, però banalità che è meglio non scoprire il giorno dell'esame, ma prendere un pochino di abitudine già qualche settimana prima. Ok, le lezioni svolgiamo qua in aula, in quest'aula e nell'altra, quella del mercoledì, e cerchiamo, come dicevo prima, di videoregistrarle. Speriamo che l'accrocchio stia ancora funzionando, ma sembra di sì. Gli altri colleghi registriamo le lezioni e poi le carichiamo in giornata normalmente sul portale della didattica, e già che ci siamo le carichiamo anche su YouTube, forse per maggiore facilità d'accesso, no, perché sul portale chiaramente potete vederlo sia dal sito che dall'app, potete scaricarvi il file e guardarvelo con calma, e poi le carichiamo appunto anche su YouTube più o meno in giornata. Io non faccio la lezione in tempo reale in streaming con la gente da remoto, perché preferisco concentrarmi, posso concentrarmi solo su una classe per volta, e quindi o parlo con voi o parlo con qualcuno che c'è da un'altra parte, quindi non... E in più io sono tranquillo che se anche per un giorno il wifi non funzionasse, io mi sto registrando su questo computer e, no, per affidabilità mia sono più sicuro che le cose, no, funzionano. Tanto alla fine vederlo adesso, vederlo tra 3 ore non vi cambia molto. Quindi questo ovviamente nei laboratori no, solamente per quanto riguarda le lezioni e gli esercizi fatti in aula. Ecco, esercitazione fatta in aula è un'esercitazione in cui normalmente appunto sono io che svolgo esercizi, magari cerchiamo di dialogare insieme, quindi diciamo così, interagiamo pure tranquillamente, e quindi il registro, mentre invece la parte in cui lavorate voi è la parte di laboratorio, che come vi ho già detto è quella più importante, perché è quella in cui imparate davvero, no? Mettendovi in gioco. Sono laboratori di 3 ore, quindi il tempo c'è, non è il laboratorio in cui in 1 ora e mezza devi fare 6 esercizi, no? Tipicamente diamo un esercizio, vabbè, all'inizio sono esercizi più piccoli, quindi ne diamo più di uno, da sviluppare nelle 3 ore, quindi riusciamo ad andare avanti fino insomma, quasi a concluderli in certo senso, non sempre concluderli totalmente, ma quasi concluderli sì. Quindi io vi invito veramente a sfruttare questa possibilità qui. Poi qualcuno di voi può dire, per motivi vari, il laboratorio me lo faccio a casa da solo, va bene, no? Nel senso che il testo lo pubblichiamo sul sito qualche giorno prima. Quando riusciamo, il testo cerchiamo di pubblicarlo entro il venerdì precedente, in modo da rovinarvi il weekend. Adesso questo non l'abbiamo fatto perché il weekend era già rovinato abbastanza di suo col meteo, e poi dovevamo prima conoscerci, però quando riusciamo, cioè, cerchiamo di mantenere un ritmo in cui voi, alla fine di una settimana c'è già il materiale della settimana successiva, in modo che chi vuole può cominciare a dare un'occhiata, a cominciare a risolvere. L'ideale sarebbe cominciare a dare un'occhiata all'esercizio prima di arrivare in laboratorio, e così non perdete mezz'ora a capire il testo, a ragionare sul testo, e arrivate già con le domande pronte per gli assistenti che ci seguiranno nel corso, che vi seguiranno in laboratorio. Saremo 2 o 3 persone in laboratorio. Questa cosa qua, codice disponibile su GitHub, è il metodo che abbiamo per distribuire, per condividere il codice. Ve ne parlo mercoledì, quindi oggi. Allora, questo è quello che avevamo detto, non ho ancora messo queste cose qua, ma le metto nell'intervallo, quindi ci ritorniamo su un attimo dopo per la divisione in squadre. Quindi la squadra 1 però la prima metà dell'alfabeto, la squadra 2 la seconda metà, chi si trova più o meno al centro dell'alfabeto ha un attimo di suspense in più. Il materiale, tutto il materiale del corso lo metto su questo sito, di cui c'è qua il link, che è fatto così. Quindi io uso abbastanza poco il portale della didattica per un semplice motivo, che tutte le volte diventare a fare login e scegliere il corso è un pochino pesante, no? E quindi preferisco un sito normale in cui non c'è nessun login da fare, è anche più facile per me aggiornarlo.
Allora, questa pagina qui è divisa, non guardate gli altri corsi, che sono gli altri corsi che gestiamo nel gruppo, in una pagina di introduzione dove ci sono cose inutili, nel senso che sono informazioni che ormai già sapete, se siete qua. Poi c'è una pagina materiale di studio, che essenzialmente contiene il link alle slide. Questi sono due link alle slide, che sono già anche disponibili su questo GitHub di cui vedremo. Il link alle video lezioni, quando ci saranno, il link ai programmi da installarsi e poi via via il vario materiale che ci sarà. E poi la parte più importante è qua è chiamata calendario delle lezioni, dove, come dice il nome, indichiamo le varie lezioni che ci sono, con ciascuna l'argomento e il materiale relativo alla lezione stessa. Quindi le slide di là erano, nel materiale di studio, erano, diciamo così, in ordine di argomento, nel calendario le stesse slide sono linkate in funzione della prima lezione in cui vengono trattate. Okay? Poi insieme al materiale a volte ci saranno il testo degli esercizi, ci saranno le soluzioni degli esercizi e ci saranno poi in questa colonna qua compariranno poi i link alle video lezioni. Così riuscite anche a pianificarvi, capire anche in anticipo quale argomento si farà, scaricarvi le slide, insomma tutto quello che già sapete fare. La nostra intenzione è cercare sempre di fornire materiale con qualche giorno di anticipo. Come vi ho detto prima, è il primo anno in cui si passa da Java a Python e quindi questo concetto di giorno di anticipo non sempre riusciremo a mantenerlo, proprio perché dobbiamo rifare e rivedere praticamente tutto il materiale del corso e come sempre si arriva all'ultimo momento, no? Non dovrei insegnarvelo, ma è un po' così. Dopodiché c'è una sezione esame, su cui poi torneremo, ma adesso vi dico due cose sulle slide, dove ci sono la procedura con cui si svolge l'esame, ma soprattutto c'è questo link a tutti i temi d'esame degli anni precedenti, tutti. Vale per quel che vale, appunto, cambiando tipo di esame, cambiando linguaggio, chiaramente gli esercizi non saranno esattamente ripetibili, ma il tipo di esercizio, il tipo di difficoltà sarà analogo, perché come dicevo abbiamo solamente cambiato la tecnologia ma non gli obiettivi. Quindi questo è il sito, adesso è abbastanza vuoto, ma ovviamente come potete immaginare il calendario delle lezioni da settimana 1 deve arrivare alla settimana 14, quindi alla fine avremo un bel lenzuolo di cose. Molto al di là delle slide, no? Che io la carico in PDF, te la scarichi o il video carichi da MP4 oppure te lo guardi in streaming, quello è. La maggior parte del contenuto che ci scambieremo è anche codice. Okay? Allora, il codice per scambiarcelo usiamo una piattaforma che si chiama GitHub, che appunto conosceremo meglio mercoledì, che è inventata appositamente per quel motivo lì. No? Non solo per salvare e condividere il codice, ma anche per poterci lavorare insieme in modo collaborativo e anche in gruppi di lavoro, diciamo così, fatti di più persone o persone che anche lavorino in remoto. Quindi cogliamo l'occasione, è uno strumento per noi comodo, tutti gli informatici lo usano, questo o cose analoghe, per noi comodo darvi il codice così, ma ne approfittiamo per insegnarvi anche come lo si usa, in modo che lo possiate usare anche nei vostri altri tipi di progetti. Appunto, questo adesso qua è linkato il sito che trovate ancora vuoto al momento, perché via via durante il corso aggiungeremo materiale lì. Ok, ma i materiali, appunto, ho usato la parola materiali, i prerequisiti li ho già citati, è importante che voi abbiate i concetti di programmazione oggetti, quindi li riprendiamo già subito da oggi, ma li riprendiamo traslando il linguaggio. Le prime settimane, quindi le prime 2 o 3 settimane, trasleremo quello che avete conosciuto di programmazione oggetti in Java, lo trasleremo su Python e ne approfittiamo anche per andare un po' a ripescare nella memoria, no? Il linguaggio Python che è da 2 anni dormiente, e poi base di dati che avete visto l'anno scorso, in cui ci servirà sicuramente la capacità di effettuare delle interrogazioni, quindi le select, quindi tutto quello che avete imparato a base di dati, fondamentale è la progettazione, quindi dato un problema devo fare una base di dati con delle tabelle eccetera eccetera, e poi una volta che c'è una base di dati progettata, e devo interrogarla, quindi le varie cosa ci accorgeremo? Ci accorgeremo che in realtà nei problemi reali il tipo di interrogazione da fare è probabilmente più semplice rispetto al tipo di interrogazioni, di query, no? Che vi facevano fare, tanto per dirne una, all'esame,
perché quelle erano, diciamo così, interrogazioni pensate per testare la vostra conoscenza specifica, dicevo prima, un corso di tecnologie verticali. Qua invece non vi chiederò mai all'esame, fammi un'interrogazione che vada a prendere il quinto fornitore della settima città, eccetera, eccetera. No, quella qui ve la inventate voi perché vi serve un certo dato, un certo risultato, perché vi serve all'interno del programma. No? Quindi questo sarà lo sforzo che dovrete fare. Passare da una logica in cui ho delle specifiche strette e devo darti la soluzione a una logica in cui ho un problema che voglio risolvere e sono io che me lo devo decomporre e capire e darmi da solo le specifiche di dettaglio, inventarmi io, anche quando sviluppiamo delle classi, no? In Python non sarà come programmazione oggetti in cui vi dicono fai una classe con questi metodi, con questi parametri, con questi argomenti, eccetera eccetera, che faccia queste cose. No, la classe te la inventi tu a seconda di cosa ti serve. Quindi, al di là di imparare le technicality di come si definisce una classe, dobbiamo anche metterci in gioco e dire ma quali classi mi servono in questo progetto? No? Se andate a vedere, i testi d'esame sono sempre testi che parlano di un problema. Ho questo database, ho questi dati, da qui voglio estrarre queste informazioni. Punto. Non ti dico come sono fatte le classi o come sono fatte le query. E questo è forse il valore aggiunto principale del corso, oltre al fatto di cercare di mettere insieme cose che sapete già o sapevate già il giorno dell'esame, ma adesso andiamo a riprendere. Quindi il materiale di studio principale è questo qui, ovviamente, di cui entrambi siete dotati, il che vuol dire che il grosso del vostro investimento di tempo dovrà essere fare esercizi. Non c'è tanto da studiare, da leggere, da imparare, sì, imparare sì, ma non centinaia di pagine, ma esercizi per conto vostro, andate a casa, finite magari gli esercizi che abbiamo iniziato in aula, fate quelli di laboratorio e così via. Poi ovviamente c'è tutto il resto del materiale, vediamo le slide, c'è tutta internet in cui andare a cercare le cose, c'è la documentazione di Python, quella di Stack Overflow, che di solito ci dà sempre le risposte sbagliate alle domande giuste, o le risposte giuste alle domande sbagliate, ma bisogna capire quando la risposta è giusta, la domanda è giusta, è già uno skill di per sé. Il debugger ci aiuterà tantissimo, quindi in molti casi per capire come funziona useremo anche il debugger e dovremo imparare a usarlo meglio di quanto abbiamo fatto in passato. No? Quindi abbiamo tutta una serie di strumenti che aiutano i due strumenti principali, chiaramente. No? Tutta la documentazione online, Google, Stack Overflow, eccetera, ci aiutano a non dover avere in mente, ricordare esattamente a memoria tutti i metodi di tutte le classi. Ovviamente non ci aiutano a capire come progettare una certa cosa. Un dettaglio che sarà ridicolo, ma so che tutti gli anni poi mi capita magari di vedere delle persone che magari durante l'esame perdono un'ora dietro una stupidaggine, una cosa banale, che bastava cercare su Google, e vedo queste persone magari cercare su Google, ma nel modo sbagliato. Anche riuscire a fare delle ricerche, no, mirate, innanzitutto in inglese, non in italiano, perché se non trovate niente, trovate solo tutto il calciofeca che raccontano le cose base, ma non vi raccontano, non entrano nel merito, e poi cercare di interrogare sulla base dell'informazione algoritmica che vi serve, non tanto del problema a cui è stato applicato, no? Ma poi faremo esempi più avanti, no? Per dire che anche solo in un contesto di programmazione, saper usare gli strumenti di ricerca già di per sé, e che poi potrete usare all'esame, no? Questo l'ho già detto all'inizio, è uno skill, diciamo, sicuramente utile. Vabbè, materiale che vi diamo tutto, nel senso che tutto ciò che passa da questo schermo, da quest'aula e da questo microfono ce l'avrete a disposizione, quindi da questo punto di vista. E anche ovviamente i vari temi d'esame precedenti con le soluzioni, al netto del fatto che ovviamente sono in Java. Come strumenti di lavoro, allora noi partiamo già subito a fare un po' di programmazione oggetti in Python, e quindi è necessario che voi abbiate installato una versione di Python, l'ultima, diciamo così, stabile, se non sbaglio è la 3.12, di sicuro durante il corso uscirà fuori la 3.13, però diciamo così, sono abbastanza
le evoluzioni del linguaggio sono su, diciamo così, su aspetti più avanzati che a noi non faranno una particolare differenza. Come strumento di sviluppo abbiamo pensato di usare PyCharm, che se non sbaglio per l'anno in cui siete voi l'avremmo già usato nel primo anno, diciamo così, accademico. Adesso sul primo anno siamo passati a Visual Studio Code per motivi di esame essenzialmente, no? Però alla fine sono ambienti di sviluppo analoghi. PyCharm sì, si potrebbe anche fare in Eclipse, ma vi accorgerete che PyCharm è molto più snello e diciamo così, semplice da usare rispetto a Eclipse, che a volte complica la vita per se stesso. Questo da subito. Dopodiché, da un certo punto, quindi la settimana subito prima o subito dopo Pasqua, dipende un po' come andiamo avanti, introdurremo anche i database, quindi il nostro programma si andrà poi a interfacciare con i dati di un database, non semplicemente quelli che inseriamo dentro il codice, e quindi dovete installare un database che, suggerimento è MariaDB, installarlo sul vostro computer, e poi un programmino che qui si chiama dBeaver, che è un'interfaccia grafica al database stesso. Cioè, nel corso di base dati, quando dovevate creare una tabella, cominciavate ad aprire una finestra di un editor e scrivere create table, aperta qua, aperta tonda, e una sintassi assurda, no? Per le colonne, per i dati. Allora, questa cosa qua non si fa. No, ci sono dei programmi in cui, sì, per creare una tabella devi sapere quali sono le colonne, ma c'è un'interfaccia grafica in cui dici le colonne, scegli il tipo, definisci quali sono le chiavi primarie, eccetera, e poi fai salva, no? In certo senso. Quindi, quello che dicevo prima, noi dobbiamo scrivere le query e soprattutto le interrogazioni, le select, perché quelle non c'è nessuno che ce le fa. Ma tutta la parte del linguaggio SQL che serve per definire tabelle, no? Quindi tutto il DDL, Data Definition Language, i create table, alter table, cose di questo genere, questo qui non abbiamo bisogno di conoscerlo, nel senso che useremo questo programma anche per esplorare, anche le stesse query, questo di Beaver, come vari altri programmi, no? Ci permettono di scrivere la query, vedere il risultato, ordinarlo, analizzarlo, eccetera, eccetera, in modo un pochino più umano che non c'è nessuna finestra di comando. Quindi, sempre nella logica, usiamo gli strumenti che si usano per davvero. Quindi questi due signori, MariaDB, il database di Beaver, se non avete già installati, non è urgente farlo nelle prime due settimane perché arriveranno dopo. Ho citato GitHub, ne parleremo mercoledì, ma prima di mercoledì quello che vi chiedo è di crearvi un account su questo servizio, anche perché vi servirà l'esame, perché all'esame la consegna avviene proprio attraverso questo strumento qua. Non passiamo con la chiavetta a raccogliere i programmi, no? E non vi chiediamo di mandarci via mail uno zip col nome dato dalla data di nascita del gatto, ma semplicemente usiamo questo strumento su cui lavorate, fate un'operazione che si chiama di push e noi vediamo il codice. Quindi entro mercoledì vi create un account per favore su questo sito GitHub. Due suggerimenti, poi fate cosa volete. Un suggerimento è, lui vi chiede un nickname, un username e una mail di riferimento. Allora, se come mail usate quella del Politecnico, vi riconosce come utente educational e quindi vi sblocca alcune cose che altrimenti sarebbero pagamento. Ma come username, il mio suggerimento è quello di non usare la matricola. Ok? Sceglietevi un username vostro. La matricola, se tutto va bene, tra sei mesi la cambiate, no? Anche prima. Tra tre mesi qualcuno, fate una media. E quindi poi è un numero che non significa nulla. Mentre invece il vostro account username, il vostro account GitHub, vi rimane. Vi rimane perché poi magari cominciate a caricarci sopra altri progetti che fate ed è abbastanza frequente, diciamo così, a livello di recruiting, mostrare oltre al curriculum anche un portfolio di progetti. E in campo informatico un portfolio di progetti è la pagina GitHub in cui tu carichi i vari progetti che hai fatto. Quindi vedetelo come uno strumento in cui caricare i vostri lavori, quelli universitari per carità, ma anche quelli che eventualmente farete, no, per conto vostro, nel tirocinio, oppure diciamo, su altri tipi di attività. Quindi è di fatto un portfolio che cresce, vostro, quindi scegliete un nome che vi piaccia, che vi possa seguire anche al di là del Politecnico, al di là di questo corso.
Vi ho già disturbati abbastanza per dirvi di iscrivervi a questo gruppo Telegram, che è il gruppo in cui veicoleremo tutte le comunicazioni. Come avete visto prima, siamo 4 docenti, ok? Quindi sul gruppo ci siamo tutti, rispondiamo tutti, anche tempestivamente, di solito ci proviamo, quindi usiamo quello come punto di riferimento, no? Con 4 docenti e 200 studenti le mail non funzionano, ok? Fanno solo perdere tempo, si accumulano e poi rispondi a uno, poi devi rispondere ad altri 7 la stessa domanda, oppure chiedi a me, ma magari il mio collega sarebbe più pronto a rispondere in quel giorno su quell'argomento, eccetera. Quindi noi useremo quel canale Telegram per darvi le comunicazioni, le informazioni, gli avvisi durante l'anno, via via, e voi usatelo per qualunque domanda abbiate da farci. Se non sono cose riservate personali, possono tranquillamente finire sul canale Telegram, no? Anche non ho capito niente non è riservata personale, è un feedback che ci state dando perché magari un certo argomento merita di essere ripetuto, quindi non preoccupatevi. Tanto poi su Telegram vi scegliete il nome che volete, io non vi riconosco, tanto non vi riconoscerei comunque perché mi dimentico i nomi, il mio difetto è quello, e quindi non fatevi problemi, è un canale informale che ci serve ad aiutarci ad andare avanti, ok? Ok, l'esame, l'ultimo passaggio. L'esame, vi ho accennato già, è un esercizio ovviamente di programmazione, il corso si chiama Tecniche di Programmazione, così faccio l'esame. Un esercizio di programmazione molto simile a quelli che vedremo negli ultimi laboratori, come dicevo. Vi daremo un database e un progetto Python di partenza, uno scheletro già di un progetto, quindi non ci dobbiamo mettere, che ne so, a costruire l'interfaccia grafica durante l'esame, perché quello porterebbe via tempo e tutto sommato è una cosa relativamente noiosa e semplice. Quindi vi diamo già un progetto di partenza dove c'è un'interfaccia grafica con dei bottoni che non fanno nulla, un database, e vi diremo: guarda, tu con quei dati lì facci queste operazioni, tira fuori queste soluzioni, fai questi algoritmi, eccetera eccetera, ok? E ovviamente questo progetto ve lo daremo sempre tramite GitHub, con tutto un meccanismo che diciamo così, una procedura che vedremo. Questo è da svolgere necessariamente sul personal computer del laboratorio, quindi all'esame non lo potete fare sul vostro computer. Potete usare l'accesso internet, potete usare il materiale, il motore di ricerca, eccetera. Non vi conviene, ma proprio non vi conviene usare ChatGPT, perché di solito sbaglia su queste cose qua. E l'esame è organizzato su due esercizi, cioè in realtà c'è un progetto diviso in due pezzi, quello che proprio con tanta fantasia abbiamo chiamato punto 1 e punto 2. Punto 1 è la parte facile, standard, regolare, diciamo così, del corso, quindi si assume che questa la dobbiate saper fare di sicuro. No? Quindi si tratta di prendere dei dati da un database, fare delle query, tipicamente costruire una struttura dati a grafo e fare un'analisi banale su questo grafo qua. Quindi per noi questo è proprio il minimo. E infatti questa parte qua vale, diciamo, 21 punti, varrebbe 18, diciamo così. Mettiamo 21 perché magari uno fa la cazzatina e allora non voglio bocciarti per una virgola che manca. Però, diciamo così, questo è il livello minimo. Diciamo che rispetto agli argomenti del corso, il livello è quello di che impareremo alla settimana 5 più 9-10, diciamo così. Nel senso che a metà corso, adesso la ricorsione la faremo prima dei grafi, ma è fuori dal punto 1. Solo che la facciamo presto perché essendo concettualmente più densa abbiamo bisogno di più tempo per digerirla e quindi ve l'anticipiamo. Ma se no, con 5 settimane più le prime 2 settimane di grafi, è l'argomento che copre il primo punto dell'esercizio. Vedete che è metà corso, circa metà corso. Poi l'altra metà corso è quella sulla ricorsione, la complessità, gli algoritmi di ottimizzazione, eccetera, eccetera, che vanno nel secondo punto dell'esercizio. Quindi il secondo punto non è un secondo esercizio, è un secondo punto in cui nel primo punto dice fai queste operazioni e poi fai quest'altra nel secondo punto, che continua il programma di prima, è un progetto unico, un programma unico. Okay?
Semplicemente abbiamo separato la parte che richiede un pochino più di investimento algoritmico, ragionamento algoritmico, problem solving nel secondo punto, che vi dà i 10 punti mancanti rispetto, rispetto ai 20, diciamo con i 20-21 del punto 1. Okay? La valutazione è diversa per le due parti, nel senso che il punto 1 vi diamo una valutazione tra bocciato oppure 18, 19, 20, 21 subito. Se noi facciamo l'esame, dura 2 ore l'esame, quindi di solito c'è l'appello, vi diamo 20 minuti di tempo per caricarvi le cose che vi servono sul computer. Quindi entrate in aula, in laboratorio, vi caricate quello che vi serve, poi a un certo punto quando tutti sono pronti partono a 2 ore di tempo, vi diamo il link per scaricarvi il progetto e il testo dell'esame e lì per 2 ore lavorate. No? Noi dobbiamo in quelle 2 ore, dobbiamo solo fare attenzione che non copiate, ma per il resto lavorate per conto vostro. Alla fine delle 2 ore consegnate, sempre online, e poi vi chiamiamo uno a uno a vedere insieme ciò che avete fatto e vedere insieme il punto 1. Quindi insieme, uno per uno al computer, ci sediamo a fianco, facciamo run e vediamo che cosa fa il programma. Fa quel che deve fare, dà degli errori, dà i risultati giusti, sì o no, per quanto riguarda il punto 1. Allora, se quello lì se ci dà i risultati giusti, sapete che avete almeno 21. Se dà risultati quasi giusti, a volte si pianta, a volte dà un'eccezione che non avete gestito, beh, allora non sarà 21, sarà 19, sarà 20, sarà 19. Se invece dà proprio risultati sbagliati, no, siete bocciati, brutto termine, non siete promossi. Questo significa che quando uscite da lì sapete già se siete promossi o bocciati. E credetemi, quando giugno o luglio sarete lì a fare la tesi, volete laurearvi, volete capire le cose, è un'informazione abbastanza utile. Poi magari non sapete il voto, no? Però almeno sapete già organizzarvi. No? Se chiamare i parenti o no per dire guarda che mi laureo, questo è un dettaglio non da poco. Qui c'è scritto no, brutale, quasi brutale, lo vediamo in laboratorio, cioè 10 minuti a testa normalmente si con un po' di pazienza, ma almeno in giornata riusciamo a risolvere tutto. Il punto 2 invece, essendo più algoritmico, più di ragionamento, lo andiamo a valutare non tanto se funziona o non funziona, ma che scelte progettuali avete fatto dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dell'uso di strutture dati, eccetera, eccetera. Quindi non possiamo farli sul momento, ce li portiamo, tra virgolette, a casa, in realtà sono già caricati online questi elaborati, e li guardiamo entro qualche giorno di tempo, quindi vi daremo poi il voto dopo. Quindi, il giorno dell'esame voi uscirete sapendo non l'ho passato, l'ho passato con un voto da 21 e 30 perché la seconda parte so già che fa schifo e non funziona neanche, oppure l'ho passato con un voto minimo, più mi arriveranno degli altri punti per la seconda parte entro una settimana. Questo è il funzionamento del meccanismo di esame che abbiamo più o meno limato durante gli anni. Ovviamente nei primi appelli dovremmo gestire la cosa su più turni, perché nel laboratorio ci stanno al massimo 40 persone, sperando se tutti i computer funzionano, e quindi quando al primo appello sarete magari in 120 o in 150, bisognerà fare 3 o 4 turni diversi, partendo il mattino presto. Un turno ci dura 3 ore e mezza, quindi si parte al mattino, si finisce la sera. Voi siete fortunati che ne dovete fare uno solo, non ce li dobbiamo fare tutti in giornata, quindi sono un pochino pesanti. No? Però si fa. Cerchiamo di stare, quindi, l'ho detto per questo motivo, cerchiamo di stare sempre in una giornata, no? In modo che voi sapete che quel giorno lì c'è l'esame, magari avete un altro esame il giorno prima, il giorno dopo, non ve lo auguro, ma almeno sapete che stiamo in quel giorno lì, non debordiamo con gli orari o con altre cose su altri giorni. Quel giorno lì però consideratelo pieno, nel senso che ci sarà scritto un certo orario, non so se alle 8.30, alle 14, quando usciranno gli appelli, io non ne so ancora, quindi non chiedetemeli, quell'orario lì non conta, ok? Contate in qualunque orario dentro quella giornata lì. Poi gli appelli più leggeri, tipo settembre, eccetera, allora quello, facciamo un turno solo, sarà ovviamente in quell'orario lì. Ma altrimenti l'orario ve lo diamo noi qualche giorno prima, dopo la chiusura delle prenotazioni, contiamo le persone, vediamo quanti siete, vi dividiamo in gruppi. E quindi ciascuno poi saprà in quale orario andare. Divisione dei gruppi che io di solito faccio random e non a blocchi alfabetici,
no? Perché una volta avevo un collaboratore che aveva il cognome con la S e quindi si lamentava che era sempre tardi a tutti gli esami perché nell'ordine alfabetico arrivava sempre in fondo. Allora da allora ho imparato a fare una divisione, vado sul sito random.org, metto l'elenco e mi faccio fare i gruppi, così ci penso anche di meno. Ok, questo qua è il diagramma di flusso per l'esame che vedremo meglio quando ci avvicineremo al momento fatidico. Bon, a livello introduttivo queste sono grosso modo le cose che mi sento di raccontarvi, o che mi sembrano importanti per iniziare. Voi avete dubbi, domande sulla parte organizzativa del corso, materiali, esame? Io so che tra di voi c'è una popolazione di quelli che non hanno fatto Python al primo anno, c'è una popolazione di quelli che non hanno fatto programmazione oggetti, quindi agli uni manca magari la tecnica sul linguaggio, agli altri manca il significato di cos'è un oggetto. Queste cose qua se sono eventualmente, no, vediamo dopo le prime settimane come vi trovate, se serve darvi qualche riferimento in più. Altri dubbi, domande? Non li volete fare? E allora passiamo